posto, quello di più di tutti, non potevo usare. Poi utilizzo, mettiamo un po' di fecola, 250 grammi di fecola di latte. Poi un'altra cosa che possiamo fare, mettiamo il sale. Il sale non lo dobbiamo fare toccare con il lievito, che altrimenti il lievito perde la forza. Quindi il sale dove lo mettiamo nella farina. Il lievito, adesso vediamo, lo scioglieremo nell'acqua. Noi siamo a casa, ce la facciamo. Quindi altri giorni abbiamo fatto, che so, le frittelle o la massa fatta in casa con la farina normale. Ci abbiamo il recipiente di sale, siamo a chiappare, siamo messi qua. Ma ci serve il sale per la pizza senza lievito. Mettiamo in cucina? No. Fa pure il sale, vedi, io il sale già l'ho utilizzato. Cioè, tu vai con le mani sporche di farina, ti serve un po' di sale, vai a prendere il sale, prendi il sale e lasci la farina. Oppure ha preso il pane e ha lasciato l'uovo. Lasci una mollichina, con l'uovo, tutto quanto, per grattare. Allora tu che fai? Arrivi di corsa e metti l'olio sulla pizza senza lievito, no? Sempre bisogna andare a monte. Io anche in pizzeria, cioè in cucina, invece niente per il sale, ma per il senza lievito, prendo sempre la roba a monte, sia il pomodoro, sia la mozzarella, cioè mai nei recipienti che trovi in giro, perché in quei recipienti ci può essere caduto qualcosa, passato una mano birichina che ha lasciato un pochettino di glutine in giro. Quindi sempre per evitare, perché poi ti vede normale, allora, però capito? Allora mettiamo un pochettino di sale nella farina, intanto mettiamo un pochettino di lievito, sempre lievito monouso, uguale a sale, panetto di lievito, uno ci va nel frigorifero, apre, chiappa, metto, e dopo invece può essere che ci lasci qualche traccia di glutine. Allora noi prendiamo sempre un pacchetto pulito, adesso vi faccio vedere pure alcuni passaggi per andare avanti per evitare tante cose. Allora, mettiamo il lievito, questa all'incirca dovrebbe essere un 640 grammi di acqua, questa porta. Prima do una mescolata alla farina con la fecola e con il sale, poi faccio la fontanella, cioè il praterino, faceva la pasta una volta, per mettere le uova dentro, vedete, faccio il buco, sciolgo il lievito nell'acqua. Normalmente l'acqua la prendete a temperatura ambiente, a meno che non vi serva, che ne so, avete poco tempo, fate l'impasto prima e poi utilizzate per la sera, allora mettete un po' meno lievito e l'acqua fredda. Vedete, io non metto né olio e né latte, perché il latte, c'è chi è intollerante al lattosi, poi ognuno a casa sua fa quello che fa. Poi ho notato che spesso è abbinata, io conosco tanti che hanno celiachia, intolleranza al lattosi e gravissimi diabete. No, io ho notato proprio dei derivati del latte e del lattosi. Poi invece, chi non ha problemi a casa, ognuno sa i suoi problemi, può sostituire un po' di acqua con il latte, viene meglio. Cioè, io fare tipo metà e metà? No, cioè, troppo. No, troppo, giusto un po'. Togli 100 cc di acqua e ci metti il latte. Non puoi mettere, chi è intollerante al lattosio metti il latte HD, quello senza lattosio, è uguale. Rende la pizza un po' più morbida, più fragrante. Poi l'altra cosa, non metto l'olio, perché questa farina già ha problemi a legare di per sé. Quindi l'olio fa altro che aumentare la viscosità, quindi mettendo l'olio non lega più per niente, quindi si sgretola tutto quanto. Noi dobbiamo cercare di sostituire il glutine, che è un collante, con qualcosa. Se andiamo a aumentare questa, diciamo, questo handicap della farina, è finito. Allora cominciamo a girare, vedete, a modo di impasta felice. In questo modo, se mettiamo qua, lo vediamo un po' tutto, così passo con sé. Vedete, io lo giro, prima in un senso, poi in un certo punto comincio a girarlo energicamente a quell'altro senso. E può sembrare che ci voglia ancora acqua, che ci voglia... niente, questo va bene, le dosi sono esatte così.
Poi, se noi facciamo così col cucchiaio, questo si pulisce, significa che la dose è giusta, vedete? Come non si attacca al cucchiaio, non si attaccherà nemmeno alle mani. Adesso piano piano cominciamo a ritirare su, mettere uno sull'altro, vedete? Con l'impasto a cucchiaio, questa cosa non la potremmo fare mai. Adesso facciamo l'impasto come qualsiasi pizza normale, come qualsiasi pasta che facciamo a casa. Ma tiene? Sembra che non tiene. Calma. Il mago... deve essere, ci vuole un po' di lavoro. Olio di gomito. No, no. Poi, io preferisco farla a mano, perché con l'impastatrice, a parte il fatto che ci vuole un'impastatrice dedicata per sé, ci vuole un'impastatrice abbastanza piccola, non grande, ma tutte le dose si stravolgono perché la mano ha una potenza, l'impastatrice ne ha un'altra e strappa. Noi accarezziamo, invece l'impastatrice strappa e quindi è finito pure, va ad aumentare sempre quel problema con l'olio del collante. È più morbido. No, no, non si lega poi. Se ne scende. Dimmi. Sì, sì. No, non vi preoccupate, vi la prendo. Vabbè, lui è di mestiere, quindi. Adamo, adesso no. Un pochettino di... La sinistra. Non ti scordo per niente. Adamo. Vedi? Uno pensa chissà di si impatta con un casino che allora, poi volte che abbiamo fatto così guardate qua quel panetto di pizza sa cosa ce ne esce? Sei pizza? Sei pizze da pizzeria. Con 750 grammi di farina. Un chilo di farina. Ah, un chilo. Un chilo tra fecola. Ah, 750. Allora, 2,5. Partiamo per ordine. Adesso io faccio. Allora, per il pane. Sto facendo un corso. Per il pane c'è la ricetta? Diversa da quell'altro, sì. Ah, c'è la ricetta? No, uguale. Prendete un recipiente alluminio, lo infarinate. Solo infarinato? Lo infarinate. Prendete la quantità di pasta che ci può andare dentro, all'incirca sui 450 grammi. Quello è un panetto da 450 grammi, questa cosa. Lo mettiamo dentro. Metti così. Cellofanne sopra. Lo mettiamo a lievitare. Luogo caldo oppure? Se vuoi. Una volta che è uscito così fuori, togli il cellophane, forno già preriscaldato, metti dentro e cucini. Quando è cotto, lo giri con un panno umido, tiri fuori, lo avvolgi e fai assorbire l'umidità che sta sotto perché è chiuso. Una volta che si è assorbito dopo, possiamo, viene fuori così, in questo modo. Poi lo possiamo tagliare a fette. E quanto tempo in forno? Dipende dai forni. Io col mio ce lo tengo 20-25 minuti. Ma non penso tanto di più, il forno è una trentina. È sempre meglio tirarlo fuori un po' prima e tenerlo morbido. Poi lo facciamo fermare 2-3 ore. Io normalmente faccio 20 minuti di congelatore che non si ferma bene e lo taglio con la fettatrice, così se non si sgreta non fa niente. Non si congela, si raffredda solamente. Poi quello che mi serve lo utilizzo. L'altro lo faccio a fette, vedete? Faccio a fette e poi lo congelo su una lastra. Fetta perfetta, così quando mi serve non è che devo tirare fuori tutto. Prendo uno. 10 secondi, 20 secondi di microonde e poi lo faccio a bruschetta al forno. Adesso proviamo a fare qualche bruschettina con l'olio, così vi rendete conto. È buono anche da mangiare come pane normale, Giovanni, sempre meglio bruschettare. No, è uguale. È buono. Allora vi faccio vedere tutti e due i modi.
Logico. Con la bruschetta? Sì, perché ho notato che con la bruschetta piace praticamente quasi tutto, poi invece in quel modo un po' più... Ale? L'unica differenza di parlare della farmacia è che qua non senti i conservanti e non senti niente. Poi, logico, il pane è così difficilmente, solo per quando mangi un po' di carne, no? O la Nutella, le cose. Anni, mi fai queste qua con un po' d'olio per piacere? Devo fare? Con un po' d'olio. Sì, in effetti non c'è proprio di... Altra cosa, non usate il lievito, il bustino, quello granulare. Sembra il panetto, quello secco, ti dici? E quello fa, dà quella sensazione di retrogusto. Allora, abbiamo detto, il pane l'abbiamo saporito. Andiamo avanti. Adesso facciamo delle palline. All'incirca, no? Sta poco. È così. Adesso facciamo le palline e le prepariamo per fare la pizza. Sapete perché non va bene congelarle a palline? Perché quando noi le andiamo a scongelare, esternamente si scongela subito. E il cuore ci vuole più tempo per scongelarsi al microonde. Allora che cosa succede? Che fuori a un certo punto si comincia a cuocere per far arrivare il calore all'interno. Allora bisogna fare un meccanismo particolare. Ci abbiamo la pallina, la mettiamo a congelare, bene, poi la cacciamo fuori, a congelare sempre attorcigliate con del cellofano oppure a pellicola. Quando mettiamo il microonde, che succede? E dopo qualche minuto la parte esterna è pronta e rimane duro il nocciolo dentro. Quello che devi fare è prendere la pallina, togli la parte che è già pronta e lasci quell'altra dentro. Poi quando ha finito tutto quanto devi prendere, devi riammalloppare una volta, riammassare un'altra volta e fai, e poi la puoi stendere. Prendi. E se uno la scongela a temperatura ambiente, va bene lo stesso? Sì, però... Ci vuole più tempo. Bisogna mettere la cacciare la mattina. Ma dove è assaggiato? Vedete? Questo per quanto riguarda la pallina. Dopo abbiamo bisogno di uno stampo, un foglio di carta forno, una busta per alimenti e una scatola di pizza. Perché se noi la mettiamo a congelare a palline è un conto, se la mettiamo a congelare già stesa dobbiamo avere una base, se no si schiacciano tutte dentro al congelatore. Noi possiamo mettere 4-5 pizze uno sull'altro, non succede niente perché sta dentro la scatola e quindi non si schiaccia, possiamo utilizzare quello che ci serve. Quindi ce le devi vendere praticamente un po' di scatole. No, le scatole le devo tutte rimane. Questa è la pizza che ho fatto io prima. Vedete? L'ho messa, l'ho già lievitata, è già lievitata tutto quanto. Abbiamo finito gli assaggi, poi la cuciniamo tutto quanto. Per restare lì non gli dice niente a nessuno. E quella quanto tempo è stata a lievitare? Quella l'ho fatta verso l'una e mezza. Allora, quindi stampo, carta forno, pallina, farina, tesura. Ma quello già che è duro che lo puoi... Allora, questa qua... Come si... Prendi, metti qua. Poi con le dita gli fai fare un po' di cornicione
esce la pizza normale, vedete? Allora, pizza, pellicola, evita sia che faccia la crosta sopra e sia la contaminazione da qualsiasi altra parte. Prendiamo, mettiamo dentro la scatola e questo si riposa e fa il suo corso. Bene? Ecco, uno. Queste sono le frittelline, assaggiate, grazie. Ma vi faccio vedere come si fa. Si prende una pasta. Stesso procedimento, mettiamo qui, questa volta però la lasciamo poco poco più alta e tagliamo delle striscettine. Questo si impasta. Mettiamo qui, così, vedete, ci riescono dietro, dopo possiamo fare tonde con gli stampini, come ci pare? Anche proprio la frittellina tonda classica. Però quest'altra è un po' più sfiziosa che si cuoce meglio. In questo modo, l'unica cosa è che questa è qua però, metti pure qua, questo è un po' di olive, e c'è una forchetta, restava un cucchiaio, o qualche stecchino. Stessa cosa, mettiamo la busta e mettiamo a lievitare. Queste qua però sarebbe opportuno cuocerle già congelate. Ah, direttamente congelate? Sì, perché una volta che si diventano, questi non li tocchi più dopo l'acqua. Adesso è ancora malleabile, una volta che è lievitata poi è difficile da prendere, mette in mezzo all'olio, è pericoloso soprattutto, perché schizza, fa un macello. Quindi congelato lo butti nell'olio bollente. Oppure li fai fermare un pochettino, fredde. Che cioè, si quindi anche in frigo eventualmente. Che si riescono a prendere. Vedete? Così. Lievitazione sempre uguale a quella? Sì, ma dopo a vista, capito? Si vede quando... Poi facciamo la differenza, vedete? Per queste che abbiamo steso qua. E questa che ho messo a lievitare prima. Vedi? Qui si è alzato il bordo. È tutta quanta bella, invece questa è liscia completamente. Ha preso un po' la forma. Già quando vedi questa significa che sta a posto. Poi, arrivato a un certo punto, o la cucini oppure la metti in congelatore. Se tu la metti così, quando ti serve, a casa soprattutto, che facciamo? La tiri fuori, la metti così dentro al forno. Però dentro al forno voi la dovete mettere con lo stampino, che altrimenti dove si regge. E quindi lo stampino, la parte sotto non si cuoce. Normalmente la pizza dentro gli stampi, sotto rimane un pochettino umida. Allora cosa bisogna fare? I primi minuti si mette così, poi essendoci la carta forno si alza, si capovolge la pizza, quindi la parte sopra già si è fermata. E si toglie la carta forno e si utilizza la parte di là come fosse la parte di sopra. Già abbiamo ovviato a questo problema. Invece ci deve stare in forno? Un minuto, due, il tempo che si fermi sopra. Poi è sempre rapportato al forno, ognuno conosce il suo forno. Che se no. Si capito? Andino, mi ci fai per piacere una margherita e una focaccia con questa che dopo si sta. Qualche domanda? Mangiate finché è caldo, dai, sono delle crocchette e delle olive. La cosa buona di questo impasto è che se noi sbagliamo, riprendiamo l'impasto, facciamo in questo modo. Comunque questo a piacere.
e riparte. Sta più elettrico. Lo rimpastiamo. Vedete? E ritorna nuovo. Vedete, io non mi sono mai incollato, tra virgolette, le mani con la pasta, perché io la accarezzo. E non ci sei messo neanche la farina con le mani. La accarezzo. Se invece io prendo l'impasto e lo maltratto, lo schiaccio forte, vada no? Ecco. Bene. Bene. Una volta dopo che ci siamo imbattiti, un macello. Così noi possiamo, se sbagliamo, riammassiamo e rifacciamo. Ecco qua. Adesso, intanto voi mi rifocillate. Io cuocio il zucchero, non la tocco. Cioè, per abitudine non la tocco perché sto qua a lavorare, poi ho le mani pulite, quindi potrei anche toccare. Vai di là, la metti su.